Una grande giornata di festa e di fede dedicata a Monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo di Cosenza, che ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio. Presenti le autorità civili, militari e religiose di tutta la regione e anche il cardinale Giuseppe Bertello. Nella cattedrale, affollata di fedeli, Nunnari ha voluto fare il suo personale regalo alla città, annunciando l'arrivo delle suore francescane, alle quali sarà affidata l'ala dell'Episcopio, chiamata Casa Nostra, dedicata alla promozione della donna e anche alcune opere a favore dei poveri. Ho la gioia di dire alla mia chiesa che proprio oggi ho consegnato alle suore francescane missionarie volontarie dei poveri che sono qui in chiesa. Abbiamo aperto la casa che ha un nome, Casa Nostra, un ambiente ampio all'inizio per la promozione della donna, ma l'affideremo all'associazione anche per l'accoglienza dei poveri e degli ultimi. Inizieranno in questi giorni i lavori. Voglio così lasciare poi la diocesi, lasciandovi nel cuore i poveri. È l'ultimo segno di un cammino di questi anni. Quando il Signore piacerà, continuerò a stare sulla strada. La gente mi dice: che sarà dopo? Sono più tranquillo. A 75 anni un uomo ha bisogno di essere abbandonato alla volontà di Dio e di essere sereno, tranquillo. Un giorno vi lascerò con grande sofferenza, ma con grande gioia di sentire ancora il Signore che mi dice: Salvatore, strada facendo, e continuerò la strada per incontrare l'uomo e per annunciare la parola di Dio. Nella stessa giornata anche il vicario generale della diocesi, Monsignor Salvatore Bartucci, ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio e anche per lui sono state tante le dimostrazioni di affetto.